Certamente, queste forme di psicoreato che portano chiunque le commetta a essere rinchiuso in una nuova stanza 101, che è di fatto quella dell'isolamento e dell'ostracizzazione diffamante permanente, sono così fatte queste categorie che producono un immediato silenziamento di chi osi pensare altrimenti, perché subito viene accostato a un omofobo, a uno xenofobo, a un neofascista, a un neocomunista e così via. Cioè, se io penso che per natura esista uomo e donna, non posso essere silenziato come omofobo, cioè messo sullo stesso piano di chi è omofobo veramente, cioè pratica forme discriminatorie di violenza sugli omosessuali, e che ovviamente deve essere perseguito come deve essere perseguita ogni forma di violenza. Se io predico il fatto che bisogna limitare l'economia di mercato ponendo vincoli etici statali, non posso essere silenziato come fascista ed essere messo sullo stesso piano del gerarca che usa il manganello verso il dissenziente. Opera così il pensiero unico, per parossismi continui, ti silenzia accomunandoti alle forme peggiori, evidentemente, e quindi ti nega lo spazio della libera discussione critica.